Allora, siamo a Brescia, siamo in un contesto molto particolare in quanto siamo al confine col centro storico e là dove la città in qualche maniera comincia a ridialogare col territorio. Siamo nell'ambito di un'ex area industriale significativa e importante e in qualche maniera, come molte aree industriali in Italia, per molto tempo si connatura come un grande vuoto. Il progetto ha cercato di coniugare diversi aspetti e quindi di risolvere in maniera anche responsabile diversi ruoli, non solo determinare funzionalmente una nuova area residenziale, ma comprendere come attraverso questo intervento si potesse ricucire la città sui suoi fronti urbani, dialogando alle diverse scale, nel rapporto con lo spazio industriale, nel rapporto col suo paesaggio. Dietro a questo primo lotto abbiamo le colline di Brescia, il castello, il suo centro storico, quindi un rapporto anche percettivo estremamente diverso. La cucitura urbana sul suo perimetro ha voluto ricercare la continuità di una trama, la continuità di un fronte, di un allineamento, per poi giocare su un tema di scoperta dello spazio interno dove potremo avere alla fine un'idea di parco significativo. Una cosa particolare è cercare di eliminare quella separazione estremamente netta che si ritrova in Italia, che invece in alcune esperienze che stiamo facendo in Europa troviamo già invece una tematica molto più aperta, riguarda lo spazio a terra degli edifici. Spesso questa esigenza di un limite fisico non vuol dire non creare una certa logica di percezione, di appartenenza a un disegno unitario. Quindi sia su strada, che naturalmente ha esigenze diverse, ma soprattutto verso il parco, si è cercato di creare questo basamento continuo che è caratterizzato da questo mille righe di legno, che automaticamente è un giardino privato che però è in continuità estremamente diretta con quel grande parco. L'uso del legno anche in contesti in cui c'è una cultura in Italia in cui il legno è visto come qualcosa di estremamente ricco e prezioso perché sta nell'ambito navale o come qualcosa che o si deperisce o non è possibile introdurre nell'ambito urbano o domestico. Introdurre gli aspetti che apparentemente culturalmente danno l'idea di essere delicati, dal nostro avviso introduce anche un'idea culturale di rispetto dello spazio, sia pubblico che privato, perché naturalmente questa parte qua, come vediamo, dà direttamente sul marciapiede. Altro lavoro importante è stato nella scelta per esempio del fibrocemento, che è un materiale non troppo usato in Italia ma che permette di avere automaticamente con grande qualità un prodotto ecologico, ma che permette di avere delle soluzioni architettoniche estremamente straordinarie che abbiamo utilizzato in due elementi. La ceramica, che recupera una tradizione storica italiana e che in questo caso vuole recuperare anche la ricchezza che il grande maestro Gio Ponti e altri architetti italiani del 50-60 hanno saputo declinare, qui parla direttamente del fatto che come un sistema diamantato e quindi capace di reagire con la luce da elemento puntuale possa arrivare a diventare un sistema di facciata ventilata e quindi di rispondere automaticamente a una questione tecnologica e energetica e di caratterizzare in maniera che oggi possiamo considerare innovativa, anche se per noi è nient'altro che una riscoperta. Tutto questo è anche la volontà di valorizzare, rendere diciamo virtuoso un percorso che era estremamente virtuoso negli anni 50-60, estremamente italiano, nel dialogo tra progettista, committente, imprese e aziende. Se c'è una peculiarità che solo in Italia possiamo portare anche in giro per il mondo, è questa capacità di poter in qualche maniera declinare la materia, inventare questa, e per il quale c'è bisogno di questo dialogo virtuoso. Una delle sfide che si è vinto qua è essere riuscita a portare a Brescia questo dialogo virtuoso e totale, e quindi poter affermare uno degli aspetti che noi riteniamo significativo, il progetto come strumento di dialogo.